Buon pomeriggio a tutti da Beppe Cuba, dalla Veronica One. Laura c'è, è arrivato Neck che è già qui, ciao, da Loretta, bravissima, e alla grandissima, ha firmato autografo fino a poco fa. Grazie davvero di cuore per aver accettato il nostro invito a far entrare nei nostri studi un bel po' di ragazze, ma siamo riusciti a accontentarle tutte perché sono tantissime anche oggi. Ieri hanno bloccato via Madama Cristina, oggi Madama Dolores. Oggi anche, però oggi c'era il tempo per far incontrare Neck con le fans. Essendo arrivato prima, allora abbiamo fatto incontrare Neck con le fans, che ti hanno detto di tutto. Di più. Vabbè, quanto sei buono, quanto sei bello. Che effetto ti fa sentirtelo dire? Perché io ti osservavo mentre le ragazze dicevano: mazza, quanto è buono, non ci credo, non ci posso credere. Mi piace il fatto di poter far scaturire le emozioni agli altri, poi alcune magari, presa l'emozione, non riescono ad esternare i propri sentimenti. Esatto. Certo. Oppure mi piace la reazione. Senti, se non te lo dicessero? No. Ti dispiacerebbe? Un po' sì, un po' sì. Ma siete fuori dalla radio? Ah, perché sì, io non ho avuto il tempo di dirtelo, ma in questo momento siamo radiodiffusi sulla via, nel senso che siccome ci sono un bel po' di ragazze fuori dai nostri studi, allora ci sono organizzati i miei colleghi, hanno posizionato un radiolone che sta mandando in onda l'intervista. Ciao a tutti, allora volevo dire appunto, assieme a Beppe abbiamo detto, abbiamo ricordato che non è possibile far entrare tutte, perché lo spazio è piccolo e non potrebbe contenere. Comunque vi saluto e vi ringrazio dell'accoglienza. Ma no, perché sono salite prima per mezz'ora. Adesso poi ho finito l'intervista, devo subito correre al teatro per il sound check. Ci vediamo stasera se venite. Mi dispiace, dai, sarà per la prossima volta, figurati. Ok? Ciao, ciao. Ciao Mara.